particolare, parlo dell'Italia dell'enogastronomia, l'Italia della ristorazione, guarda questa zona come un'isola molto felice. È difficile in un concentrato così piccolo rispetto al resto dell'Italia trovare tanto e di tanto valore. Ve lo dico perché, come io sono, giro per l'Italia ovunque, quindi io vado anche nell'insenatura, vado nei luoghi, nelle città importanti, eppure poi scopro che ci sono zone che sanno dare anche molto di più. Benissimo, quasi finito il giro dei saluti, ma era fondamentale che sentiste anche voi con le vostre orecchie cosa avevano da dire le persone che sono i nostri ospiti, e chiedo un intervento all'assessore del turismo della città di Senigallia. C'è? Mi deve perdonare, ma io non la conosco, cioè nel senso non so riconoscere lei di persona, per cui però ci teniamo sì, tutta la parola. È orgogliosa di questa manifestazione, ci crede da sempre, quindi non me l'aspettavo che avevate anche qui dopo tutte le varie personalità che mi hanno preceduto, quindi grazie a tutti, all'organizzazione, alla regione, e quindi buon evento e buon divertimento. Grazie. Finisco e faccio fare un passo avanti una persona che è Federica Polacco, una ragazzina esile. Vieni Federica, no, qua con me proprio. Allora, questa esile personcina sulla sua persona ha spalmato, non lo so da quanti mesi. Ecco, lei è responsabile marketing, contatta a livello logistico, organizzativo, di pensiero, di dislocazioni diverse, di inviti speciali, tutto il mondo. Voi capite che abbiamo dei personaggi molto importanti, ma se queste esiline persone non fanno una parte così, noi stasera saremo stati anche domani da un'altra parte. Benissimo, detto questo, da te, allora, al di fuori cosa succede sul pane nostro? Nostro, l'abbiamo detto con loro, gli impegni verso Pane Nostrum. A te chiedo, dal di dentro, qual è lo spirito che hai pensato per Pane Nostrum, soprattutto per quello che qualcuno decide e non ha condivisione di intenti, anzi c'è una forte condivisione di intenti, perché là dietro c'è quasi una famiglia, perché ci sono dei panificatori che qualcuno si conosceva, qualcuno si è conosciuto oggi, ma che condividono esperienze, condividono tecniche, le insegnano l'uno all'altro. Cioè, Maestro Zoia oggi, che è stato una risorsa anche a livello di docenza, penso che ha insegnato. Sì, Maestro Zoia, adesso lo chiamiamo qua davanti un secondo. Maestro Zoia è sparito. Maestro Zoia, lo vorremmo volentieri qui perché facciamo il saluto conclusivo, così vi lasciamo agli assaggi, perché ragazzi adesso bisogna assaggiare, perché no, se no non chiudiamo il cerchio. Diciamo che la bellezza, che io chiamo bellezza, è il fatto che questa manifestazione sia la loro. È dei panificatori, è dei pizzaioli, è dei pasticceri, è dei ristoratori. Di conoscenze fra loro, sì. Crescita. C'è chi se l'è presa molto a cuore, faccio un nome a caso, Marco Sestilli che è là dietro, che poi ringrazieremo con calma, adesso fa finta di non sentirmi, però ci sono persone che veramente ci hanno lavorato. Maestro, pure avanti, scusami Federica, perché faresti io, maestro Achille Zoia, per mano con me. Roberto Cantolacqua, assolutamente un pezzo da 90 che avete da queste parti, che poi a chi non lo conosce, perché è veramente una cosa incredibile quella pasticceria. Eccolo la Tolentino, benissimo. Allora, e questo io Simona lo chiamo cuore, cioè questo è un pezzo di cuore, perché questa manifestazione è fatta da loro. Allora diciamo una parola davanti a tutti, perché Zoia, forse l'hanno già presentato, lo presento io con le mie parole. Questo che è maestro veramente con la M maiuscola, possiamo dire quanti anni hai? 88 di più. No, 84. No, 88 non si capisce. Se ne prendeva qualcuno. Ecco, allora lui, attenzione a quello che vi sto dicendo, lui è il maestro del panettone moderno. Voi direte, beh, cosa sarebbe? Provate a pensare ai panettoni Motta Alemagna, quelli milanesi, guardo bene voi, non sto dicendo male, con quegli
spazi anche un pochino più duretti, diciamo, meno friabili e poi molto monotematici. E fate un salto ad oggi ai meravigliosi panettoni che vi mettete in bocca, scioglievoli, di gusti vari e variegati, cioccolato, fichi, noci, vi vengono in mente tutti i gusti immaginabili. La base rivoluzionaria di questo panettone, che anni erano quando l'hai pensata? C'è un motivo molto semplice. Il panettone che si faceva 50 anni fa, se andavi in quel moto alla Romagna, con chi pesava, con chi crescetti, il panettone artigiano, la gente arrecciava un po' l'altro, ma avevano anche ragione, perché le industrie erano più avanti di noi. Allora, come io, per me era una necessità, siccome io sono stato fuori dall'Unilever, da una cosa di moto, lui è uscito dall'Unilever, cioè lui ha lavorato all'Unilever e si è aperto la testa come tecnico, come contenuti scientifici, come conoscenza. E quindi quello cosa ti ha consentito? Io voglio dire così, ma adesso... Se no, perché non hai sentito la parola, è passata la voce, è passata la voce. Allora, per necessità ho cominciato a fare delle prove per superare questa industria. Infatti ho creato la pasta lievitata che ha fatto un po' la rivoluzione. Oggi in giro per l'Italia tutti hanno, non dico che fanno questa ricetta, ma chiaramente questo tipo di pasta era per la sopravvivenza. Benissimo, Roberto Cantolato, una parola. Io più di una parola farei un invito, tutti andate a fare una merenda, fate un tè caldo con i dolcetti, poi dopo mi date un colpo di telefono e così mi direte come, cosa avete trovato, che ha 28 pasticceri in laboratorio. 28 pasticceri in laboratorio? Non l'ho pagato, quindi... No, cioè mi è ancora rimasto impresso questa cosa. Marco Sestilio, panificatore, presidente... di Commercio Marca Centrale, di Panificatore. Diciamo che ha fatto in modo che questo evento avesse una radice ulteriore. Non è nato da tantissimo questa associazione? Da nemmeno un anno. E sta lavorando sodo su tutto questo, insomma di gente al lavoro ce n'è tanta. La gran chiusura come battuta finale la faccio fare a Franco Fiori, che è presidente facente funzioni CIA della provincia di Ancona. A lei l'onore di chiudere, perché lei è tra i principali responsabili con la sua associazione, con la sua realtà. Ma io ringrazio, diciamo, di questa riflessione, anche se chiaro, è una riflessione giusta, perché comunque, amici, il pane, quando si parla di pane, si parla di agricoltura, o meglio si parla di agricoltori, perché il pane si fa con la farina deriva dai cereali, il cereale viene coltivato dagli agricoltori. E giustamente qui il nostro presidente regionale ha messo in luce il ruolo dell'agricoltura, caro presidente, è difficile fare la vendita di pane. Grazie. Quindi lei mi ha solo fatto un promemoria, io sono stata attenta quando avete parlato, può scrivere ma ho registrato nella testa le cose. Allora, gran finale nel senso di chiusura, che poi ci introduce a questo bacchetto che hanno avuto la forza di realizzare oggi in tempi stretti i nostri professionisti. Direttore generale delle marche di Confcommercio Marche Centrali e Marche, Massimiliano Polacco, professore, perché lui è anche professore universitario, quindi professor Massimiliano Polacco, ci diri le somme? Questa presentazione mi mette anche un po' in difficoltà, perché qui in mezzo ai maestri, ai nostri maestri, che sono i maestri per eccellenza, non solo dei prodotti italiani, ma anche e soprattutto marchigiani, che noi dobbiamo sempre più far crescere e sempre più evidenziare. Le somme sono state tirate le somme di filiera, le valutazioni che ha fatto il Presidente e l'Assessore sulla scelta ottima della costruzione di questo progetto di filiera, io spingo su un ulteriore progetto di filiera, cioè della conoscenza e della formazione dei nostri imprenditori del turismo, perché è questo sicuramente uno degli obiettivi centrali di Pane Nostro. Sulla nascita del secondo marchio, che è quello del Salone dei Limitati, non ci dimentichiamo che questo è il terzo Salone dei Limitati, come diceva prima il Presidente Acquaroli, è diventato la manifestazione di punta e vengono da tutta Italia proprio per questa manifestazione e per la valorizzazione dei limitati.
diciamo che cosa vogliamo dire. Domani, per esempio, ci sarà Confcommercio Nazionale, la FIPE. La FIPE è la nostra federazione pubblici esercizi, perciò tutti i bar, tutti i ristoranti, ci sarà il nostro, chiaramente il nostro concittadino Cedrone a convegni, ci sarà il direttore generale, e cercheremo che cosa fare in questi giorni. Il giorno dopo ci sarà la Sipan, ci saranno gli albergatori con l'accoglienza, cercheremo con i nostri artigiani di far crescere il food delle nostre attività, e cioè il mondo del turismo deve crescere. Se noi vogliamo raggiungere alti obiettivi, il nostro è quello di far crescere la qualità all'interno di ogni albergo, di ogni ristorante e, diciamo prima col Presidente, di ogni bar. Noi abbiamo delle eccellenze che non si conoscono, che vivono addirittura sulle colazioni. C'è un luogo qui nelle Marche che vive con la bellezza della vista, e la mattina c'è una colazione che ti impegna per circa un paio d'ore ai nostri turisti. Tutti quelli che ci sono andati rimangono a bocca aperta. È questa la qualità, è qui che si dovrà vincere. Perciò le Marche vinceranno sulla qualità dei nostri imprenditori, che devono crescere, e cresceremo insieme, perché col Presidente Acquavoli stiamo mettendo insieme un bando del turismo importante che farà crescere la qualità delle strutture di accoglienza, che è una cosa importantissima. Siamo, diciamo, alla rush finale, penso che prima di novembre vedremo il via, e questo farà crescere l'accoglienza e il food dell'accoglienza, perché questo è il valore che deve dare il nostro turismo. E sicuramente con un esempio come Senigallia, che è diventata la perla del turismo marchigiano quest'estate con la creazione di eventi, credo che potremo veramente riuscire a dare quella svolta che ormai stiamo ipotizzando da anni e che vorremmo fare.